Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Portaro Rosa. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Cairone Fabiano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. San Filippo Luigi. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Filippo Antonino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Bonina Maria. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Lagoa Maria Catena. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Padafora Alfredo Appio. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Castiglione Vincenzo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Bulino Salvatore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Caserta Antonietta. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Per quanto riguarda il signor Farinello Nunzio, che in questo momento è assente, si procederà come da ordinamento locale al suo giuramento alla seconda seduta del Consiglio Comunale. Russo Mario. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Allora, visto che è stato effettuato il giuramento da parte di tutti i consiglieri neoeletti, questo punto si è concluso. Tanti auguri a tutti. Allora, proclamo eletto presidente del Consiglio Comunale di Maletto la dottoressa Fabiana Cairone. Parole perché sono molto emozionata. Intanto volevo ringraziare tutti i presenti per la partecipazione, spero che sia un buon auspicio per il futuro, perché il Consiglio Comunale di Maletto ha bisogno di voi, della vostra partecipazione, quindi spero che questa sera sia l'inizio di un lungo percorso insieme. Sono emozionata perché sono felicissima che il nostro presidente sia Fabiana Cairone, perché è una ragazza che stimo moltissimo per la sua semplicità, la sua lealtà, e sono sicura che sarà il presidente di tutti, di maggioranza e di minoranza.
sarà imparziale perché è una sua peculiarità, una sua caratteristica propria. Quindi ti auguro di cuore un bocca al lupo e di lavorare con serenità. Volevo ringraziare innanzitutto il sindaco, i consiglieri e tutti i cittadini che stasera sono qui. Non vi nascondo che sono molto emozionata, perché è un ruolo, una carica istituzionale molto importante, però al contempo lo assumo con serietà e con grande senso di responsabilità e di servizio. Volevo ringraziare in particolar modo i consiglieri che con questo voto hanno espresso la fiducia che hanno in me, il sindaco perché ha creduto nella mia persona e soprattutto in tutti noi, perché giornalmente, quotidianamente ci esprime questa fiducia. Volevo ringraziare appunto tutti i presenti e garantire che conosco il ruolo di imparzialità che mi avete consapevolmente dato. E questa sarà la mia linea guida per garantire il ruolo effettivo del consigliere, un organo di controllo per tutta l'amministrazione. Quindi mi propongo di essere il presidente di tutti, della minoranza e della maggioranza. Con 10 voti favorevoli, quindi con maggioranza assoluta, è eletta vicepresidente del Consiglio Comunale Bonina Maria. Se vuoi dire due parole. Intanto vi ringrazio. Scusate, l'emozione tira via la voce. Voglio ringraziare i consiglieri per avermi preferito per questa carica e soprattutto ripetere quanto già detto dal Presidente del Consiglio, che assolutamente la nostra volontà è quella di metterci al servizio dei cittadini. Va bene. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Regione. Oggi è per me un grande onore e anche una grande emozione assumere solennemente con questo giuramento il ruolo di sindaco di Maletto. Oggi non si parla di programma del governo della città, ne discuteremo in seguito, ma dell'insediamento di una nuova amministrazione. È qui che voglio ringraziare la popolazione per il grande consenso ottenuto, consenso che gratifica e impegna. L'impegno che assumo, al di là delle scarse risorse, è quello di contribuire alla creazione di comunità, di collettività all'interno del nostro Paese. Missione che porterò a termine insieme a voi. Dobbiamo essere tutti, dico tutti, corresponsabili nel fare il bene di Maletto. Sarò il sindaco di tutti, anche di coloro i quali non hanno condiviso il mio programma e hanno eletto
a loro rappresentanza altri candidati che svolgeranno il loro compito di opposizione. E grazie alla discussione, al confronto tra idee e programmi diversi che la democrazia si alimenta, che la società matura, che la comunità si consolida. La democrazia si concretizza sì nel confronto, ma anche e soprattutto nella collaborazione trasparente tra maggioranza e opposizione, attività che deve aver sede proprio in quest'Aula, composta da tutti i soggetti eletti con pari diritti e doveri. Particolarmente mi voglio rivolgere ai numerosi giovani eletti. Maletto gli ha dato fiducia perché le attese di cambiamento si concretano proprio su chi ancora ha molto futuro davanti. Non perdiamo l'occasione di saper innovare. In ultimo voglio appellarmi nuovamente a tutti i cittadini, ricordando che a loro spetta un compito fondamentale, quello di essere parte attiva della vita politica e sociale del nostro comune, di essere protagonisti non facendo mancare il loro apporto costruttivo e le loro critiche rigorose. Auguro a tutti buon lavoro. Era solo per fare gli auguri al sindaco, mi ammetto, al presidente del consiglio, al vicepresidente e a tutti i componenti del consiglio di maggioranza per, diciamo, l'oneroso impegno che stanno per intraprendere, per ringraziare anche la cittadinanza presente in maniera numerosa, cosa che ci auguriamo che avvenga spesso a tutti i consigli, perché possa constatare come noi vorremmo lavorare per amministrare il nostro paese. E in più diciamo che noi, oltre ad avere uno degli obiettivi che è quello del gruppo di minoranza di opposizione, che è quello di vigilanza, ma non è questo l'obiettivo precipuo. Il nostro obiettivo è proprio quello di collaborare e di, come dire, sostenere tutte le proposte che andranno nel bene della collettività e della comunità. I muri sono caduti, noi non faremo ostruzionismo, opposizione solo perché siamo da questa parte, siamo tutti qui per un unico motivo e quindi noi saremo collaborativi e propositivi anche con delle idee nostre, perché diciamo l'interesse è il bene del paese. Noi abbiamo dietro un movimento che ci supporta, come dire, il nostro tentativo di capire quali sono, già in parte ovviamente li sappiamo, i bisogni, le aspirazioni delle persone, di cui ci faremo interpreti per portarli poi in consiglio comunale. Quindi di nuovo un augurio che quindi non è rivolto solo a un gruppo, ma auguro anche a noi, perché il lavoro sarà di tutti. Grazie. Siamo qui a Maletto con il neo eletto presidente del consiglio comunale. E ci dice un'impressione così a caldo e quali premesse per il futuro lavorativo del Consiglio? Allora, sicuramente sono molto emozionata, è stato, diciamo, un'inaspettata elezione. Per quanto riguarda i progetti futuri, sicuramente mi impegnerò, come ho detto prima, ad essere il presidente di tutti, un presidente imparziale che garantisca ad ogni singolo consigliere di poter appunto appieno svolgere le proprie funzioni, quindi giocherò appunto sull'imparzialità, sulla serietà che appunto spero di portare avanti. Abbiamo sentito l'opposizione che sosterrà sicuramente i vostri lavori, non con la pura e semplice opposizione, ma anche partecipando e collaborando e facendo magari andare avanti quelle idee che dovessero essere a favore della città. Sì, sì, noi anche siamo molto propensi a questa collaborazione con diciamo, la minoranza, io preferisco chiamarla minoranza. Abbiamo un unico obiettivo che è quello
che è il bene del nostro paese e porteremo avanti quello anche con la minoranza. Oggi una presenza di pubblico di cittadinanza veramente cospicua, speriamo che la città segua così come ha fatto durante le elezioni anche i vostri lavori, portando magari suggerimenti a ciò che possono essere le idee a favore della città. Vogliamo appunto questo, vogliamo che la cittadinanza ci segua nei consigli, per strada, vogliamo il confronto diretto con i nostri cittadini. È quello che abbiamo cercato di trovare sempre, anche in questi giorni di insediamento, abbiamo sempre cercato di avere un confronto con la cittadinanza, che noi siamo semplici amministratori, sono loro quelli che ci devono portare le idee di innovamento per la nostra Maletto. Due donne, una alla vicepresidenza e una alla presidenza. Potete avere una marcia in più per questa città di Maletto? Decisamente, tutto però deve essere supportato dall'impegno. Con l'impegno si può fare davvero tanto. Siamo qui con il sindaco di Maletto, oggi l'insediamento e il giuramento suo, nonché l'elezione del presidente e vicepresidente. Questa presenza femminile, lei come la vede? Ma benissimo, io sono per nell'affermare che gli uomini e le donne non sono uguali, sono diverse e l'uno e l'altro si completano. Quindi sicuramente si potrà lavorare, abbiamo sentito anche la minoranza che dice di voler collaborare, quindi sicuramente si lavorerà per l'interesse della città soprattutto. Io ho accolto l'auspicio dell'opposizione ed è proprio quello che ci deve contraddistinguere in questa amministrazione, che deve essere non un appiattimento di idee ma un confronto di idee nell'interesse del bene collettivo, della nostra Maletto. Abbiamo visto un'età media sicuramente sia della minoranza che della maggioranza molto bassa, quindi una presenza giovanile, speriamo con idee nuove sicuramente, vero? Il più anziano lo rappresento io, di conseguenza credo che, come ho detto in quelle poche parole di ringraziamento, chi meglio di un giovane può pensare al futuro, visto che la vita che gli è davanti è la più lunga, di conseguenza necessariamente deve pensare per un buon futuro. Però secondo l'esperienza di qualcuno è necessario, con le idee nuove, e quindi portare avanti dei progetti per la comunità. Abbiamo visto l'ultima festa della Fragola, Sagra della Fragola, che ha avuto un grandissimo successo. Ci sono sicuramente altre idee in cantiere per quest'anno, vero? Certamente, le idee non mancano. E a proposito della Sagra delle Fragole, quella lì è stata proprio l'inizio di una stretta collaborazione, di una solidarietà, di un coinvolgimento del Paese. Si è iniziato e si deve continuare su questa strada, che è una strada che porta all'armonia, alla crescita sociale e culturale della nostra comunità. Quindi al di là del fattore economico c'è anche l'unione della cittadinanza sia nei preparativi della festa sia nell'organizzazione anche di altri eventi che sicuramente ci saranno qui nella città di Maletto. Maletto ha bisogno di essere unita su tutti i fronti e per quanto riguarda tutti gli argomenti, cioè dire bisogna fare squadra e fare squadra non solo chi amministra ma la popolazione che deve essere parte attiva pur essendo amministrata e di conseguenza a subire le decisioni di una maggioranza. Io come ho detto, mi ripeto in quella breve discorso di ringraziamento, ho cercato anche di spronare la popolazione affinché essa non sia parte passiva ma partecipa attivamente a tutte quelle decisioni che la coinvolgeranno e saranno proprio nell'interesse collettivo. Migliori auguri allora per un buon lavoro a tutti voi, grazie. Grazie a voi.